Ciao Carla, ciao a tutti i nostri ascoltatori, qui siamo di nuovo a Carignano presso la festa del Ciapinabò e abbiamo ospite specialissimo qui con noi il sindaco Giorgio Albertino, da poco rieletto dalla giunta comunale. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qui con voi oggi perché è una giornata importante per certo, noi. Certo, certo, una giornata di festa. Innanzitutto come sta oggi? Beh, devo dire oggi bene. Entusiasmo. Certo, entusiasmo per quello che comunque stiamo riprendendo a fare, ecco, certo. Perché avere questa manifestazione importante, vedo tanta gente, una giornata bella, quindi si riprende di nuovo, ecco, dopo 2 anni di tribolazioni. Esattamente, questa in qualche modo è la sagra della ripresa. È la sagra della ripresa, proprio così. Quindi siamo qui per festeggiare il Ciapinabò, i prodotti tipici del territorio, ma anche appunto una festa per riprendere la ripartenza. Vedo tantissime persone sono accorse qui, quindi insomma questo dà grande soddisfazione agli organizzatori. Sì, grande soddisfazione perché effettivamente c'è tanta gente che sta girando, eppure siamo ancora al mattino, quindi la giornata è lunga. La giornata è lunga, quindi sicuramente sarà una gran bella giornata e sarà una giornata importante per Carignano, per come partirà di nuovo tutto. Ecco. Assolutamente, infatti questa è comunque anche una grande vetrina per questa splendida cittadina sabauda, quindi siamo ben contenti di essere qui e siamo contenti di essere in sua compagnia, in compagnia degli organizzatori che hanno fatto un lavoro meraviglioso, sia da un punto di vista artistico ma anche di organizzazione proprio tecnica per le distanze, per tutto quello che è la sicurezza di questo evento. Certo. Certo, è stato sicuramente un impegno notevole, anche perché in questo periodo poi avevamo anche le elezioni, quindi mille altre cose da fare, ma abbiamo voluto a tutti i costi fare questo e devo dire che il comitato ha lavorato molto bene. Brunetto ormai c'è un'esperienza ultra decennale, certo, ecco, ultra ventennale, certo. Quindi sta facendo un gran lavoro e tutto questo con l'impegno di tutto, credo sarà una manifestazione ben organizzata, sarà una manifestazione che sarà piacevole visitare. Ecco. Assolutamente, ma soprattutto è stata ben organizzata, ma è organizzata con entusiasmo. Quello che mi è arrivato anche dai tanti appuntamenti che abbiamo avuto in radio, in collegamento telefonico, era l'entusiasmo nei confronti di questa manifestazione. E Brunetto ci parlava appunto del fatto che i giovani del paese chiedevano a gran voce che si riprendesse a fare questa sagra e questo credo che sia insomma in qualche modo la più grande soddisfazione. Questa è una grande soddisfazione perché effettivamente dopo tanto tempo, che come dicevo prima, tanto tempo di chiusura, riuscire di nuovo a riprendere, anche se non proprio completamente, è sicuramente stato importante, è un segnale sicuramente molto positivo e questo sicuramente stimola le persone a fare, a migliorarsi anche. Oltretutto quest'anno abbiamo anche il distretto del cibo, che è una, credo, un gruppo di comuni che si sono messi insieme importante per valorizzare i territori nostri, perché ormai si lavora insieme, non si può prescindere dal lavorare insieme e questo sicuramente è una cosa importantissima anche. Assolutamente, non si può lavorare da soli, bisogna lavorare insieme e poi ricordiamoci che i prodotti tipici della terra sono un po' il termometro della salute del nostro territorio. Esatto, questo è vero, oltretutto noi siamo un comune, pur essendo un comune importante, perché siamo un comune non solamente agricolo, ma abbiamo un territorio molto vasto dove l'agricoltura è importante, quindi è giusto comunque che si valorizzi tutto questo. Ma valorizzare questo non significa solo valorizzare l'agricoltura, ma significa valorizzare proprio, diciamo, il territorio in generale, cioè tutte le attività, il commercio, perché ha bisogno di, il commercio ha bisogno di essere aiutato anche, valorizzare tutto quello che comunque c'è sul nostro territorio. Assolutamente, il cibo è solo come dire una apripista, esatto, per tutto il mondo che c'è dietro e che va valorizzato e protetto. Esatto, sindaco, proprio così. Io la ringrazio tantissimo di essere stata ospite per noi e naturalmente in giornata torni a trovarci così ci racconta come sta procedendo questa splendida manifestazione. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori anche. Grazie Carla. Grazie. A te la linea, ciao Carla.